stata finalmente decisa la data per lo show di burlesque di Vesper Julie. Si esibirà in esclusiva sabato 14 marzo dalle ore 21. Beh, il burlesque è un'arte performativa e a metà tra il teatro e la danza. E nasce nell'Ottocento nell'Inghilterra vittoriana come genere di parodie di satira e arriva ai giorni nostri in una formula un po' striptease, ma striptease sempre ironico, sempre elegante, sempre garbato. Location di questo prestigioso appuntamento sarà Le Garage, locale modaiolo in stile newyorkese gestito da Romolo Tedeschi. Nel burlesque si porta in scena proprio quello che si è nella vita, quindi io porto in scena dei numeri legati a Shakespeare. C'è un numero che si chiama Amletica, che è un Amleto donna che gioca con questo teschio birichino che poi va sotto le vesti e diciamo mi seduce. E poi porto in scena anche Lady Macbeth, quindi una regina sanguinaria, quindi un erotismo un po' dark, e una Cleopatra che è molto classica con questi grandi ventagli di piume. Nel burlesque le performer sono di tutte le età e di tutte le taglie e questa è la forza del burlesque, il one woman show, la donna che si riappropria della propria femminilità, scusami il gioco di parole, e che ne è fiera, orgogliosa e consapevole, quindi anche diciamo la rottura assolutamente non è una donna oggetto. Nel corso della serata sarà ricordata anche la dolce vita, periodo storico tra gli anni 50 e 60, quando i paparazzi cercavano di immortalare le star del cinema italiano e mondiale, che erano solite passeggiare per via Veneto. Sono sempre di più le donne che si avvicinano, gli uomini sono quasi intimoriti, mentre le donne sono molto affascinate, sono molto ammirate e in qualche modo vogliono identificarsi con questa figura e da qui anche il successo dei corsi di burlesque. Ci sono molte donne che si avvicinano all'arte del burlesque proprio perché sentono di voler esprimere la propria fisicità e anche di spogliarsi, non solo fisicamente, ma proprio di fare un percorso su se stesse proprio per esplorare la propria forza femminile. Grazie ai giornalisti ed esperti del settore ci sarà un excursus nel tempo fino alla grande bellezza dei giorni nostri. Per la gioia dei numerosi fan del film e dei cinefili più incalliti, grazie all'atelier Celli Spose ci saranno delle splendide modelle che indosseranno gli abiti originali del pluripremiato film. Beh, io amo molto il cinema degli anni 40 e 50, per cui oltre ad ispirarmi alle grandi dive del passato, quindi da Lauren Bacall piuttosto che Rita Hayworth, che è rossa come me, mi ispiro anche alle performer di burlesque contemporaneo, a partire da Dita Von Teese fino a tornare un pochino più indietro, Gypsy Rose Lee, che era anche lei una attrice, showgirl e burlesque performer.